Il fatto che il pubblico fosse un pubblico di persone ultra cinquantenni mi ha un po' sorpreso anche a me, perché in realtà questo tipo di spettacoli è uno spettacolo che si rivolge ai teenager, soprattutto gli slasher, lo splatter, il gore, sono forme dedicate al pubblico giovane. La serata è stata molto interessante, c'era una gran partecipazione di pubblico e molto interesse anche come domande, quindi dimostrazione che l'opera del concittadino è sicuramente interessato. Per quel che riguarda il racconto è soltanto un'ispirazione. La mia storia era completamente diversa, era una controfiaba con animali e cappuccetto rosso, quindi con un lupo e un cappuccetto rosso come nella fiaba, ispirata poi alla fiaba di Rodari. Il lavoro di Stefano e di Lele è stato molto più ampio, perché hanno modificato la storia in funzione horror, tirandone fuori un soggetto anche con molta suspense, molto splatter, che nel racconto in realtà c'erano ma in forma molto minore. Ma John Carpenter, secondo me, è il regista che più mi influenza di tutti per quanto riguarda l'impostazione della storia, le inquadrature, ed è sinceramente uno dei miei idoli insieme a Daniel. Posso garantire che anche con un parere, un giudizio da parte di Ruggero Deodato, che fa parte anche dei contenuti extra, Antonio Tentori ed altri personaggi che hanno avuto modo di visionare il film, possiamo dire di aver fatto non un passo avanti, ma un passo da gigante. Questo è una fiaba horror, perché la vera fiaba di Perrault finisce male, finisce con la morte di Cappuccetto Rosso, il cacciatore ce l'hanno messo gli scrittori contemporanei, finisce male per voler dire proprio alle ragazze giovani: state attenti, non vi fidate del lupo cattivo. È una fiaba che incute timore e che vuole spaventare le ragazze contro i pedofili. Mi chiamo Emanuele Mattana, sono dalla provincia di Varese, in un piccolo paese che si chiama Cuveglio. Sono webmaster di un sito horror che tratta il tema horror a 360 gradi, che si chiama www.sognohorror.com, e mi diletto da un paio d'anni circa a scrivere sceneggiature per film horror per Stefano Simone e anche per Francesco Borasso, un altro regista con la quale ho avuto un'altra piccola partecipazione. Io ho sempre tutto il film in testa, giro già premontato, come si suol dire. Infatti non mi piace perdere tempo durante le riprese, già so dove andrà messa la macchina da presa, addirittura in quel, cioè magari una battuta, come verrà già montata, film finito, se fuori campo, in primo piano, così. Quindi sì, il film addirittura è già montato nella mia testa, si tratta solo di girarlo e basta. Infatti questo mi permette di risparmiare molto tempo e molta pellicola. Il prossimo horror sarà girato sempre nello stesso comune, questa volta però prenderà tutta la valle germanasca, non soltanto il comune di Perrero, e sarà un film a metà strada, un thriller paranormale e un horror, dove appunto c'è un fantasma che come gli omicidi, o meglio tutti credono che sia un fantasma a compiere degli omicidi, alla fine si scopre che è una persona normale, un assassino normale. Allora, il primo contatto che c'è stato tra me e Stefano è stato da parte del regista Simone, che mi ha voluto inviare i suoi cortometraggi affinché io potessi fare delle recensioni sui suoi prodotti. Sono rimasto affascinato dalle qualità del regista, soprattutto dagli ultimi film che aveva fatto, quali Lo Storchio e Contratto per Vendetta. Successivamente a questo, in relazione alle mie recensioni, ha voluto che fossi io a sceneggiare il suo successivo film, che era Kenneth. Tanto una serata, credo a gennaio, a Varese, nel paese di residenza dello sceneggiatore, e poi faremo un'altra cosa, anche quella ispirata a un mio racconto, che è Il fantasma di Alessandro Appiani, un thriller inedito che Simone ha ampliato modificandolo in certe parti, ispirandosi all'Overcraft, e ora ci sarà anche l'intervento dello sceneggiatore Lele Mattana, che ha studiato diversi modi di uccidere i protagonisti. Anche questo è un thriller horror piuttosto nero, credo che potrà venire un buon lavoro. Perfetto.